Le video notizie di distribuzione moderna. Il progetto 3D Dimension 2.0 nasce dalla constatazione che, tra le forze del cambiamento che guidano e guideranno la disruption del l'argo consumo negli anni a venire, abbiamo la tecnologia al centro eh, delle trasformazioni della fruizione dei dati, della raccolta degli stessi, sia per quanto riguarda l'industria che la distribuzione. Questo scenario di incertezza, eh, il tema eh, cruciale diventa come aumentare la precisione le proprie iniziative di marketing e sales e quindi il loro ROI attraverso una raccolta estensiva di dati e una elaborazione efficace e efficiente degli stessi. Quindi l'output è un significativo incremento della capacità di profilare un target, personalizzare il messaggio e aumentare la conversion. Quindi una strategia che parte dalla consapevolezza che i dati sono parte integrante dello scambio cliente azienda e come tali vanno uh, raccolti e utilizzati nell'ottica della creazione del valore. Quindi solo in questo processo il dato si trasforma in conoscenza del cliente, la conoscenza in relazione, la relazione in vantaggio competitivo. Vantaggio competitivo perché proprio grazie alla conoscenza dei clienti sappiamo aiutare le aziende a servire meglio gli stessi. Quindi in questa logica la Diciamo, la formula della precisione parte da una maggiore, da una maggiore profilazione e una maggiore eh, capacità di ehm, portare questo messaggio ad un'azione. Dalla collaborazione con Giacala nasce quindi la nuova guida del largo consumo utile per orientare le strategie commerciali di retailer e manufacturer. Per vincere la sfida della precisione occorre pensare a logiche di segmentazione dei punti vendita che vadano al di là dei metri quadri e valorizzino le differenze dei microterritori e degli shopper che li frequentano. In questo senso Trade Dimension 2.0 è la prima uh, data management platform concepita in modo nativo per ripensare la competitive intelligence, la razionalizzazione degli assortimenti e l'ottimizzazione dell'in-store activation nel largo consumo. Dalla DNA data-driven di Nielsen e Giacala nasce quindi questa nuova guida, che è una piattaforma in cloud aperta all'integrazione delle fonti dati Nielsen e Giacala. Quindi pensiamo all'anagrafica, al potenziale dei punti vendita, dati territoriali, dati di traffico, punti di interesse, profilo degli shopper, dati che verranno integrati o con dati prima parte di industria di distribuzione, pensiamo ai dati di sellin, dati Areuomo, uomo, piuttosto che carte fedeltà piuttosto che integrati con dati terze parti. Tra le fonti interrogabili messe a disposizione da Nielsen e Giacala troviamo oltre 29.000 punti vendita, sia GDO che Drugstore che Cash Carry, oltre che 310.000 punti di interesse tra farmacie, bar, ristoranti, tempo libero, scuole, centri commerciali, vie dello shopping e numerose segmentazioni degli shopper italiani raccolte sul panel consumer. Pensiamo ai life stages, alle segmentazioni sugli stili di acquisto, l'approccio alla crisi, l'attitudine alla multicanalità o la sensibilità ai temi di sostenibilità. Ma tra le novità a portata di click menziono Data Precision. Quindi eh, maggiore capacità di segmentare negozi e aree uomo grazie a variabili territoriali, shopper e dati di traffico. Data integration, quindi possibilità, come dicevo, di importare dati prima, seconda, terza parte per far triangolare gli insight in un'unica piattaforma. Data visualization, quindi possibilità di godere di una user experience fluida e customizzabile grazie ad una piattaforma cloud georeferenziata. Data intelligence, maggiore potenza di reporting grazie a mappe interattive, grafici e dashboard e infine data security, capacità di proteggere i propri dati, i propri insight, condividere all'interno delle proprie organizzazioni attraverso un accesso personalizzato. Dall'altra parte con 3Dimension nasce proprio una nuova era per la competitive intelligence che trova nuove e importanti applicazioni reali. La prima è un'analisi di site valuation per gestire nuove aperture e location esistenti, un secondo elemento è il ranking, diciamo, punti vendita più potenziali su un microterritorio. Terzo elemento è l'attivazione, sostegno all'attivazione di campagne di micromarketing. Quarto vantaggio e use case è la rivisitazione degli assortimenti a livello di microterritorio e quinto l'ottimizzazione area uomo e sales area.